capannello. Sì, ma qua c'è da caricare i libri, amico, no? A brincare. Scusa. Arrivo. Vamo travagliati. Sì. Sì, può dire. Pronto? Anche pulizia. Chi? A chi? Lo carro, lo carro. No. Non ce la fa più. Vi presento Ariani, che è la responsabile del gruppo degli adolescenti. Ariani, Oberman, Federico, Alice, Marco, Stefano e Gigi, già l'hai conosciuto. Siamo andati a visitare un quartiere molto periferico e degradato. Una frotta di bambini festanti, sporchi e mezzi vestiti ci è piombata addosso. Molti avevano già fatto lo spettacolo lo scorso anno ed avevano stampata la felicità sul volto nel vederci. Intorno il nulla, catapecchie fatte di foratelle grezze, dentro 5 o 6 persone in uno spazio totale di 4x3 e non di più. Ti chiedi come facciano a viverci e non sai trovare risposte. Il degrado è ovunque, ti avvolge, ti prende per mano e ti accompagna. Una cascata di poveracci che non hanno nulla e intorno ancora il nulla e nulla nel futuro. Eppure, in questo mare di disperazione, c'è un gruppo di giovani che si adopera per far leggere i ragazzi, per aiutarli a crescere, per migliorarli e strapparli ad un destino di malavita o prostituzione. Dici, la frase che insegue a me.
La città si espande senza regole, uno taglia degli alberi e fa la sua dimora, più precisamente le chiamano invasioni. Si mettono d'accordo in più persone, vanno in un punto all'estrema periferia, tagliano alberi, ricavano radure, allineano foratelle e tirano su una casa. Le fondamenta non servono, la zona non è sismica, almeno così dicono. Passano degli anni e pian piano arriva la linea elettrica e la vita va avanti. Le case dei poveri sono piccolissime, spesso una sola stanza, non esistono le foglie, si scava un pozzo di raccolta e tutto finisce lì. I quartieri sono popolati da decine di migliaia di esseri umani, stanno ovunque, come le formiche. La città fa 2 milioni di anime, si estende a perdita d'occhio fin dentro la vegetazione. Per andare da una parte all'altra ci vuole oltre un'ora di pulmino. Credevo che l'Africa avesse una sorta di esclusiva per la miseria ed il degrado, mi sono dovuto ricredere. I bambini sono uguali ovunque, giocano e ridono. Hanno portato un pallone da calcio che sarebbe da solo un monumento pop. Un pallone di cuoio senza il cuoio sopra. Si era consumato, finito. Restava solo un gomitolo di arruffati peli. Con quello ci vanno avanti fino a che scoppia e si disintegra. Non è una cosa che 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 non è una cosa
Facciamo con il pubblico di qua, così può fare il pubblico. Pubblico? La rifacciamo? Para casa do meu pai. Mas vem comigo. Mas venha comigo. Tem um lugar muito lindo. Tem um lugar muito lindo. Não, não se vai à escola. Não se vai à escola. Não, não se vai ao trabalho. Você brinca? Não se brinca. É? Venha. Não. Não. Devo voltar para casa. Devo voltar para casa. Venha. Para casa você vai depois. Mas para casa você vai depois. Mas eu devo retornar para casa. Nada de escola. Nada de trabalho. Doces. Bombons. Chocolate. Não! Não! Sorvete. Brincadeira. Tantos amigos. Não, mas eu. Não! Está bem! Não! 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 Muito lindo. Não se vai na escola. Lá você não trabalha. E lá se brinca e só. Olha. Não! Devo voltar para casa. Venha! Para casa você vai depois. Mas eu devo retornar para casa. Nada de escola. Lá na escola, lá tem. Lá na de trabalho. Doce. Lá tem doce, bombom, chocolate. Mas não é você, não. Não! Sorvete. Lá tem sorvete. Brincadeira. Lá tem brincadeira. Lá é um lugar de fantasia. Não! Vocês acham que eu devo ir com ele? Sim! Vocês têm certeza? Não! Mas se eu fosse você, eu iria. Passarinho, você acha que eu devo ir? Eu acho que ele disse que sim. Eu acho que eu vou. Todo mundo. Vai todo mundo. Vai. Calculado, vai grande. Something.
Você tem orelha de burro! Você também! Porque vocês são todos ridículos, mas todos ridículos mesmo! E homem! Mas não mande, todos têm orelha de burro! Por que vocês estão falando tudo assim? Nós te transformamos em todos em burro! Nelle strade ci sono buche ovunque, sembra che sia passato 100 anni fa il Signore ad asfaltare e poi se ne sia dimenticato per l'eternità. Su una strada neanche tanto secondaria c'era una buca così grande che i mezzi si dovevano fermare per passare uno alla volta. Una buca del genere da noi avrebbe fatto saltare qualsiasi giunta comunale. Appena fuori dal centro siamo arrivati ad un normale ponte di uno dei 1000 fiumiciattoli che attraversano l'abitato. Abbiamo lasciato il pulmino e siamo scesi sotto a piedi. È stato come scendere all'inferno, in un altro mondo. Un mare di spazzatura dove vivono una ventina di ragazzi dagli 8 ai 20 anni. Sono i cosiddetti ragazzi di strada, gente che non ha nessuno, scappati da storie tristi di famiglie che li hanno abbandonati o dalle quali sono fuggiti. Ciascuno con la sua bottiglia di plastica piena di colla nascosta sotto la maglia, la respirano in continuazione e si stordiscono. Intorno uno squallore, un degrado che mai avevo visto in tutta la mia vita. Una puzza che ho ancora dentro e che non mi lascia un istante, un cazzotto nello stomaco. Sono uno di loro. Obrigado per essa mano. Na Itália, agradeço muito a você na Itália. Ieri ho respirato un po' di normalità e visitato il Teatro Amazonas. È una struttura molto europea, teatro d'opera, classico, all'italiana, molto bello. Se poi uno lo contestualizza e pensa che sta in mezzo ad una foresta grande 5 volte l'Italia, allora qualche pensiero gli viene e tornano le immagini del Fitzcarraldo di Herzog. Caro Ennio, oggi ho trascinato la tua telecamera fin dentro il Teatro Amazonas, sfidando gli ammonimenti di Tommaso e le sue lapidarie indicazioni. Nel caso qualcuno ti dovesse chiedere lo zaino, consegnalo senza opporre alcuna resistenza. Ho riportato tutto a casa, avrai le immagini interne di questo edificio in tutta la sua magnificenza. Ovviamente anche l'esterno. Vedrai i marmi di Carrara, i vetri di Murano, gli intarsi di legno pregiati, ori e stucchi di quello che fu il periodo d'oro di Manaus, quando il caucciù portava soldi e lavoro. Poi gli inglesi hanno piantato il caucciù in Asia, dove è cresciuto benissimo, e addio sogni di gloria. Fortuna che è rimasto questo teatro. Nel foyer ci sono esposte le foto di quando era in costruzione. Intorno non c'era nulla, un'autentica follia, come Herzog ha descritto nel suo Fitzcarraldo. Thank you.
porto è sul Rio Negro. Guardandolo non puoi sbagliare sulle origini del nome. L'acqua è scura, quasi nera. Il fiume è pieno di barche di ogni genere, traghetti, chiatte, grandi navi, piccole imbarcazioni, c'è di tutto e di più. È l'unica via che collega Manaus al resto del mondo. Eccezione fatta per la strada di 2000 km che unisce la città a Caracas, in Venezuela, e che i pullman percorrono in un paio di giorni senza mai fermarsi. Tolta quella strada, il resto è fiume, da lì partono e arrivano merci, uomini, automobili, camion, container, tutto. Giulia! Thank you.
Oggi si è ufficialmente concluso il Festival 2013 e credo di poter aggiungere anche nella migliore delle maniere. Gli amici di L'Erpara Crescer hanno davvero lavorato bene ed organizzato tutto sin nei minimi dettagli. Il teatro era pieno, le famiglie sono venute con i pullman noleggiati appositamente.
I ragazzi sembravano usciti dalla lavatrice, stirati, lucidati, profumati e lindi, così i loro genitori, tutti col vestito della festa. Anche i ragazzi del ponte erano ben messi. Tommaso e Franz li hanno portati a casa e restaurati come sempre con grande amore. Privi dei loro abiti lerci, si sono immediatamente mescolati tra la folla e guardarli era un piacere, quasi che il mondo avesse messo la testa a posto. I ragazzi del ponte sono stati commoventi. Gian, il Pinocchio della colla, è un ragazzo minuto, taciturno e silenzioso. Con lui sono entrato subito in grande sintonia, ci siamo piaciuti. All'inizio era schivo e non voleva fare nulla. Poi pian piano il personaggio di Pinocchio lo ha motivato e ha tirato fuori un suo modo di essere di legno davvero esemplare. Ha strappato un'ovazione e vederlo sul palco insieme agli altri, inventare e creare, è stato un momento pieno di gioia. Pari alla tristezza che è sopraggiunta alla fine, quando sono saliti sul furgone per tornare sotto a quel ponte dove ogni cosa si spegne. È ovvio che il forte di questa esperienza sono stati i ragazzi della colla. Hanno messo un po' in ombra gli altri per evidenti ragioni, anche se i bambini della periferia sono stati straordinari. C'è un'immagine che mi porterò dentro molto a lungo. Un pomeriggio assolato, stavamo facendo le prove all'aperto con i ragazzi della colla, in un piccolo complesso gestito dall'associazione che ci ospita. Sono andato al bagno, che era dentro. Aperta la porta, ho trovato uno dei ragazzi che stava armeggiando con qualcosa. Non si è neanche voltato, sono rimasto fermo a guardare. Eravamo in una stanza dove c'erano degli scatoloni con vecchi giocattoli, li usano per il gruppo dei bambini più piccoli. Questo ragazzo di 18 anni era seduto su uno sgangherato cavallo a dondolo, tirava fuori dallo scatolone qualche giocattolo e lo muoveva in silenzio, assorto. Ho pensato che forse in quel momento cercava l'infanzia che non aveva mai avuto. Non sono più andato al bagno e in silenzio sono uscito. È stato un attimo, forse un secolo. Di certo un'immagine sospesa e potente, più forte anche delle bottiglie piene di colla che annusano in continuazione. Ammiro questa famiglia dove siamo, che ha aperto la sua casa rendendola comunitaria. Ammiro il loro lavoro, la forza che mettono in campo, la tenacia con la quale cercano di ridare alla vita questi giovani che dalla stessa non hanno avuto nulla. Ci vuole tanto coraggio, soprattutto quando poi arrivano le delusioni. Il mostro contro cui combattono è subdolo, a volte sembra sconfitto, ma così non è. Quando meno te l'aspetti rialza la testa e colpisce ancor più duramente. Una prova l'abbiamo avuta proprio oggi. A pranzo si sono festeggiati i 30 giorni che Damiano, un ragazzo di 18 anni, aveva lasciato il ponte. Era uno di famiglia oramai, perfettamente integrato. Andava due volte a settimana all'Anonima Alcolisti e sembrava salvo. Alla fine della festa in teatro non si è più trovato, lo abbiamo cercato ovunque, è sparito. Tutti hanno capito che era tornato al ponte e alla colla, che non ce l'aveva fatta, è stato un colpo duro. E un vento di malinconia ha avvolto ogni cosa. Domani un aereo ci riporterà a casa, volerà sopra quel ponte, sopra la foresta, sopra tanti pensieri. Abbiamo fatto vivere a tanti ragazzi e alle loro famiglie un momento molto speciale. Abbiamo seminato nell'aria e nel millennio. Qualcuno ha sentito la forza che il teatro porta ancora con sé e che nessun web potrà mai eliminare. Speriamo che qualcosa nasca. Gli operatori di Lerpara Crescere sono molto contenti. Io continuo a pormi tante domande sul senso del lavoro che stiamo svolgendo. Non mi servono le facili risposte. La realtà è complessa e il mondo lo è ancora di più. Chi non si pone domande si è fermato. Preferisco procedere con mille dubbi. Grazie dell'ascolto, fine delle trasmissioni. Ci vediamo dall'altra parte del mondo e non solo geograficamente.